benvenuto alla prima appunto delle serate, come ci ha ricordato Filippo, che si terranno qui in questo bellissimo posto dove avremo la possibilità di scoprire quattro personaggi della musica, dello spettacolo, ma in una veste assolutamente inedita. Primo che apre questa splendida rassegna culturale, chiamiamola così, è Davide Toffolo e lo invito sul palco. Questa sera lo conosciamo invece come Davide Toffolo, la persona. Grazie a voi. Davide Toffolo nasce a Pordenone, che è una città molto particolare sia per la storia che ha, per la cultura, per il movimento musicale che l'ha caratterizzata, soprattutto a livello punk, quello del Great Complotto, che ha regalato alla scena italiana un movimento punk assolutamente unico, da cui vengono tra l'altro i Tre Allegri Ragazzi Morti. Tu che invece ci sei nato a Pordenone, com'è per te, come vivi la tua città natale anche dopo che magari hai fatto numerosi viaggi, hai girato in altre città e hai avuto modo di vedere anche che cosa c'è oltre a Pordenone? Provavo un fascino molto forte nei confronti di questi ragazzi strani che si vedevano in giro per la città, vestiti in un modo speciale, diverso dagli altri, e niente, ho avuto la fortuna di incontrarli, li ho incontrati veramente da bambino, ero molto piccolo. Questo ve lo dico perché tanti immaginano il Great Complotto come una cosa, come un complotto appunto fatto da chissà quali menti diaboliche, di gente, e invece erano proprio dei ragazzi, quelli più grandi avevano meno di 20 anni, 19, 18, 19 anni, e quelli più piccoli come me ne avevano 13. Insomma, uno di questi ragazzi qui era molto giovane, Mix Ox, si chiamava Fabio Zigante, era Mix Ox ed era uno degli inventori del complotto. E mi diceva, io c'ho un gruppo punk, abbiamo fatto un disco. E allora per me è stato il primo incontro con questa dimensione. Sono andato a casa sua, ho visto questa cameretta piena di dischi bellissimi, di cassette, lui aveva rapporti con mezza Europa, un registratore a due piste. Boh, per me è stata una specie di illuminazione, nel senso che la musica che avevo ascoltato in modo abbastanza occasionale fino a quel momento lì era della musica che veramente mi faceva schifo, diciamo la verità. La musica che si sentiva per radio mi faceva schifo. Mi faceva schifo i cantautori, mi faceva schifo la dance music. E invece lì c'era qualche cosa legato alla musica che aveva una dimensione diversa, di ricerca, era qualcosa che aveva a che fare con la vita, diciamo così, con la vita vera, non con qualcosa di imposto che arrivava da fuori, non con un immaginario lontano, ma con qualcosa di vicino. Difatti questo Mix Ox per me rimane, quando mi dicono ma chi è il tuo mito musicale, per me il mio mito musicale ce l'avevo sotto casa, era questo ragazzo qua, era vestito benissimo, si comportava da Dio, parlava in un modo stranissimo di cose esotiche, mi procurava di continuo musica pazzesca, per me. E quando era sul palco era incredibile, perciò per me quello lì è il mio mito musicale vero che ho avuto. Puro pordenonese. Era un puro pordenonese. Precisamente nel 1980 io ho fatto il primo liceo e nel 1980 è nato il progetto del Great Complotto, che era... davano questi volantini fuori da scuola, c'era scritto il progetto per la conquista dell'universo. Io ho detto ok, mi sembra sono pronto per la conquista dell'universo. Ma può essere anche interpretato come la svolta della storia, in questo caso ovviamente la tua, visto che l'ospite della serata sei tu. Qual è stato quindi secondo te il momento un po' della tua vita, quello di svolta, quello in cui hai capito, cioè un fatto che è successo che ti ha portato ad essere qui ed essere quello che sei oggi? Domandona. L'occasione fa l'uomo ladro e a me ladri non mi sono mai piaciuti. Non trovo un'occasione, diciamo, l'occasione non riesco a raccontarla. Però diciamo che la prima volta che ho lavorato in vita mia, io avevo fatto il liceo scientifico, perciò dovevo essere bravo con i numeri, così mi ha fatto fare il... diciamo il ragioniere, la mattina dovevo arrivare, scrivere delle cose, insomma non è stata molto bello, ecco, non è stato bello. La gente che lavorava lì veniva licenziata ogni due minuti, io a un certo punto la mia incapacità si vedeva, non sono stato licenziato appunto perché ero parente dell'amica, bla bla bla, mi hanno spostato
alle pompe. Lì c'erano delle pompe tipo quelle della benzina, solo che dentro c'era il Merlot da una parte, il Cabernet da quell'altra e un Pinot grigio o un Tokaj da una parte. Voleva dire che alle 6:15 di mattina eri già ubriaco per il... Diciamo che quella lì è stata la prima esperienza di lavoro che ho avuto, ero ragazzino, e mi ha fatto schifissimo proprio, mi ha fatto schifo l'idea di essere raccomandato dalla zia, della gente lì che aveva questa specie di gerarchia, mi faceva veramente schifo. Perciò diciamo la mia svolta vera è stata quando ho capito che lavorare mi faceva schifo. Grazie a tutti. Sì, sono il migliore. Con gli altri due sono il migliore.